Il re scheletro un tempo era il nostro amato signore, Leoric. Fu reso folle dalla malvagità di Diablo. Perse entrambi i figli e la sua stessa anima prima di essere sconfitto. Ora sembra che sia tornato a infestare ancora una volta questa terra. Una storia triste, ma cerco la stella caduta e lui è un ostacolo. Il segreto per sconfiggerlo sta nella sua corona. Cerca il nostro fabbro, Edrig. Lui sa che fine ha fatto. Lea, non dovresti ignorare i segni con tanta leggerezza. Non credi a ciò che hai veduto con i tuoi stessi occhi? Tristram ha già visto molti orrori nel passato ed è sopravvissuta. Ma gli antichi testi, i tomi di Zacharum, preannunciano la caduta di una stella. Le pergamene oradriche parlavano di morti che si levano dalle tombe e del signore della menzogna. La profezia dell'ultimo giorno dice che alla fine di ogni cosa il primo segno apparirà nei cieli. Sì, mi hai parlato di questi testi da quando avevo 8 anni, zio. È solo che non credo che dovremmo prenderli troppo alla lettera. Ho trascorso gran parte della vita a viaggiare da un posto all'altro con mio zio Deckard, mentre conduceva la sua folle ricerca. Che cosa cerca tuo zio? È convinto che le forze dell'inferno invaderanno il nostro mondo e porteranno la fine dei tempi. Per tutti questi anni ha cercato un modo di fermare questa apocalisse. Cosa hai saputo su tua madre? Non era originaria di Tristram. Giunse qui durante i disordini. Cercava qualcosa, ma non saprei cosa. Mi ricorda zio Deckard, ossessionato dalla guerra tra angeli e demoni. Sono l'ultimo degli Oradrim. Non sempre ho potuto dichiararlo. Di fatto, se mi fossi dedicato prima agli insegnamenti oradrici, Diablo avrebbe potuto essere fermato prima che iniziasse il suo regno di terrore. Non puoi credere questo. Quando apparvero i primi segni non feci nulla. Avevo il riso alle vecchie leggende come se fossero solo fantasie. E Tristram, anzi il mondo, ha pagato cara la mia arroganza. Ho tentato di rimediare al mio fallimento. Lea ha trascorso la sua vita girovagando con me per il mondo a raccogliere pezzi della profezia dell'ultimo giorno. Se riuscirò a decifrarla, avremo la chiave per sconfiggere i signori dell'inferno. Tu e Lea sembrate tenere molto l'uno all'altra. Non so che cosa sarebbe stato della mia vita se non l'avessi cresciuta. Deve essere stata dura per Lea seguire un vecchio alla folle ricerca dei segreti per sconfiggere i signori degli inferi fiammeggianti. Ma nonostante ella abbia visto un gran numero di cose misteriose, rimane scettica sulla mia missione. Posso capire. Non ha mai veduto nulla di simile a Diablo e ai suoi fratelli. La profezia dell'ultimo giorno è contenuta nei tomi oradrici che ho ereditato dal mio antenato, Jared Kane. È un monito per coloro che potrebbero interpretarla in merito all'invasione finale del nostro mondo da parte dell'inferno, scritta nel corso della storia da molte persone diverse in molte terre diverse. Tutte le versioni conosciute della profezia sono incomplete. Ho passato gran parte degli ultimi 20 anni a tentare di completarla. Sono convinto che contenga le risposte per sconfiggere i signori dell'inferno. Fu Diablo a far impazzire Leoric. Leoric resistette ai tentativi di possessione di Diablo, ma lo sforzo lo rese debole e confuso. Quando suo figlio Albrecht venne rapito per diventare un ricettacolo di Diablo,
La poca sanità mentale rimastagli fu distrutta. E così diventò il re scheletro? Assunse il comando di un'armata di morti nelle profondità della cattedrale, al servizio del Signore del Terrore a cui aveva resistito in vita. Molti avventurieri tentarono di uccidere il re scheletro, ma fallirono. Fu il suo figlio maggiore, Aidan, a uccidere il mostro che un tempo era suo padre. Ho della nuova merce che sono sicuro ti piacerà. Celdo, che gentilezza da parte tua. La mia gente, i Vecin, sono nomadi, sempre in viaggio e in cerca della terra in cui stabilirsi. Tutti noi abbiamo visioni, ma pochi, forti come le mie. Sai, gli uomini mi hanno sempre cercata per le mie visioni. Beh, anche per altre cose. Ma tutti vogliono sapere cos'ha in serbo il futuro. Il mio futuro ha in serbo la morte di coloro che vogliono ferire il mondo. Sempre concentrato sulla battaglia e sui gridi di guerra, non riesci a goderti la compagnia di una brava donna. Il mondo si rinnova in continuazione, ripetendo in eterno gli stessi eventi, ancora e ancora. Noi non possiamo far altro che interpretare il nostro ruolo. Devi sempre parlare per enigmi? Io parlo chiaro. Non biasimare me per lo stato della tua mente. Fabbro, Deckard Cain ha detto che avresti potuto aiutarmi a trovare la corona di Leoric. Non ora. È per mia moglie. Si è chiusa nella cantina come tutti quelli che sono stati morsi. Devo dar loro la pace. Ma come posso uccidere la mia stessa consorte? È penoso, ma deve essere fatto. Ti aiuterò io. Grazie. Seguimi. Essere fatto. Era, amore mio, perdonami. Edric, aiutami! Acquisto nuova forza. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ti sono debitore. Mi chiamo Edric Gaemon. Edric, mi serve il tuo aiuto. Devo trovare la corona di Leoric. Posso darti un indizio. È sepolta assieme al suo cancelliere, mio nonno. Troverai la sua tomba al cimitero nella Conca Gemente. E se ti imbatti in quello scemo del mio apprendista, digli di tornare in città. Speranza contro di me.
Tornate all'inferno, cani! Può fermarlo. Cedete sotto i miei colpi! Che mi concedono una forza.
Quando Re Leoric ha trasferito qui la corte, si è portato dietro un sacco di nobili. E i nobili, guarda un po', volevano delle nobili cripte. Così ho tirato fuori la pala con l'idea di fare un bel gruzzolo scavando qualche fossa. Da queste parti le richieste non mancano. Praticamente passo tutto il giorno sottoterra. Potenza cresce. Thank you.
sarà uno scontro interessante. Può fermarlo. Sono sulla strada giusta. La corona deve essere vicina. Thank you.
Non posso raccogliere nient'altro. Bisogno di furia. Serve più furia. Sono sovraccarico. Non posso trasportare altro. Non posso raccogliere nient'altro. I ladri di tombe hanno profanato il mio sepolcro. Adesso mio marito si contorce fra i tormenti perché non riposo al suo fianco. Riportami le mie ossa, così potremo riposare in pace. Potenza cresce.
non posso trasportare altro. Sono sovraccarico. Degno di essere ucciso. Della nuova... Devi promettermi che avrai cura di qualunque cosa ti venda.
Hai trovato la corona. A dire il vero, non pensavo che saresti riuscito a tornare sano e salvo. Ha bisogno di essere riparata. Non dovrebbe essere un problema. È bello tornare al lavoro. Ecco fatto. Nuova come il giorno in cui venne posta sul capo del Re Nero. Ho bisogno di qualcosa di più che fabbricare vanghe per tenere la mente occupata. Voglio dare un senso alla mia vita. Allora seguimi e perfeziona le tue capacità. C'è del lavoro importante da fare e ho bisogno delle tue braccia.